Benvenuti, sono venuto fino a qua a Via dei Mille perché abbiamo un evento particolarissimo che non potevo non documentare. Nando Timoteo a Sassari per la prima volta. Sono venuto fino a Via dei Mille, non è? E da dove stai arrivando? Cioè, giusto per dare un'idea a chi ci sta ascoltando, perché magari abita dietro Via dei Mille, sto arrivando fino a Via dei Mille, dove Corso Vico, che è praticamente qua. Ecco, quindi praticamente ha appena fatto una paraculata. Bene, sì, siamo qui. Ma dico, sono venuto fin qua per... Signori, possiamo fare uno scoop. Allora ragazzi, è diventato, lo dico per voi gente a casa, voi di Canale 5, giusto? No, scusa, voi di Videolina, giusto? No, scusa, voi di Telecapodistria, giusto? Sì, sì, fai così. Lui del resto, io non mi perdo nessuna sua puntata, io quando viene mia suocera a casa devo fargli un dispetto, metto lui. Ah, ecco. Allora, dici, come mai questa sera a Sassari? Ma l'intervista era la mia, dovevo intervistarti Ma io. Tu non ti preoccupare, non è che adesso vieni e fai quello che vuoi. Allora, come mai siamo a Sassari? Un telegiornale. Lascia fare, allora, per piacere, il telegiornale devono dare cose serie. Oh. Parliamo dei suoi problemi. Allora, diciamo di cose serie. Io sono venuto fin qua perché secondo me, avendoti a Sassari per la prima volta, tutti i sassaresi, tutti i sardi avrebbero voluto porti questa domanda, ovvero: ma tu, dopo lo spettacolo, fatturi o no? Arrivederci. No, aspetta, vieni qua. Pensate che l'altro giorno sono salito sul tram e c'era una signora retta all'apposito sostegno. Indovinate dove c'avevo il naso io? Sotto la scena della signora. La signora se ne accorge, mi guarda e mi fa: uè, questo matto, guarda che questo nuovo profumo francese si chiama Biancaneve Settenale. Io l'ho guardato e ho detto: signor, andate a casa, guardate dentro la boccetta, perché uno di Settenale deve essere morto. Valerio Fischedda, scherzi a parte, trattasi di cabaret, ma questo è un progetto molto serio, finalmente, di nuovo, un esperimento culturale anche qua a Sassari, cioè un laboratorio, esatto. Non solo di cabaret però. Allora, innanzitutto i ragazzi e gli imprenditori che hanno creato questa iniziativa, che sono tutto l'organico del KISS, la Leonardo Daga, Rita, insomma tutti i ragazzi soci che hanno voluto questa iniziativa, hanno a cuore la cultura a Sassari. E quindi stanno investendo, cosa che nei tempi di oggi purtroppo non accade, stanno investendo nell'arte. Nell'arte anche non soltanto quella nazionale, come può essere Nando, Timoteo, che chiaramente arrivando a Colorado Caffè è facile, stanno investendo anche in tutto ciò che è un parterre di altri artisti che avremo ospiti ogni venerdì. E si tratta di artisti naturalmente anche locali, per lanciare naturalmente e farli un attimino, dargli un palcoscenico che poi possa essere anche un richiamo per chi vuole un prodotto diverso, perché sono un po' stancate le persone di fare un bar. Ma questo è molto importante, perché qua io li ho frequentati i locali milanesi dove si faceva cabaret, dove si faceva laboratorio, e non c'è altro che un palchettino e le sedie a fianco, davanti al palco, perché lì fai la vera gavetta. E questi ragazzi sassaresi, sardi in generale, qua potranno davvero misurare con i loro colleghi nazionali, ma soprattutto possono misurarsi nella vera gavetta che non vuole fare più nessuno. Infatti dobbiamo ringraziare per tutta questa iniziativa, soprattutto nel campo del cabaret, l'aiuto di Stefano Manca di Pinori Anticorpi e tutto l'entourage, che sono dei cari amici che ci stanno aiutando in questa iniziativa, e chiaramente ci stanno aiutando sia con gli artisti nazionali, avendo lavorato e continuando a lavorare con Zelig e con il Colorado Caffè, ma l'obiettivo è quello di dare spazio appunto agli artisti in erba. Io stasera andrò a dormire a Uri. Questa ridente cittadina, io avevo tre sogni nella mia vita: vedere Chicago, New York e Uri. Ecco perché sono venuto fin qua, fino a Via dei Mille, da Corso Vico, per documentare sta cosa qua, perché insomma mi sembra molto importante per la cultura e per lo spettacolo a Sassari. L'erba però, che dicevi tu, secondo me se l'è fumata tutta Nando Timoteo. Davanti a un ristorante in Puglia c'era un cartello sul quale c'era scritto: entra, mangia ciò che vuoi, non pagherai niente, pagheranno per te i tuoi nipoti. Che sono entrato, ho letto una cosa del genere, sono entrato, ho mangiato di tutto, sto per uscire, arriva il cameriere, fa: qua c'è il conto. Ma quale conto? Qua c'è scritto che pagano i nipoti. Fai, questo è un conto che ha lasciato tuo nonno.